L'ultima relazione è quella di Franco Burini. Franco Burini è personalità molto, mi permetto di dire, molto nota. Ha lavorato con Gregotti, ha lavorato con Portoghesi, ha partecipato alle biennali di Milano, di Venezia, e credo che sia quasi impossibile presentarlo in un minuto. Lascio che si presenti da se stesso con questo titolo estremamente affascinante che mi pare che chiuda molto bene questo convegno sull'utopia, breve viaggio nell'immagine di utopia. Grazie della presentazione, grazie dell'invito, e mi sarebbe piaciuto anche, mi ha fatto piacere commentare alcuni interventi che ho ascoltato questa mattina, ma non c'è tempo, non c'è tempo neanche di argomentare bene il mio, la mia proposta, diciamo, discorsiva, e rimanderò al testo che poi se verranno, diciamo, pubblicati gli atti, poi cercherò di essere più completo. Quello che vi propongo è una sintetica escursione cronologica semplicemente sul frontespizio di Utopia. È un'escursione parziale, ancora in via di elaborazione, relativa, fatta di assonanze, di rimandi ad altre immagini, probabilmente alcune non è neanche troppo conseguenti, il tutto nel tentativo di una lettura che oltrepassi la superficie dell'immagine per, diciamo, arrivare ad alcuni contenuti impliciti. Devo dire che poi questa immagine è stata sicuramente discussa da voi, che ha dato l'impianto strutturale e poi è stata interpretata, diciamo, a suo modo dall'incisore, che non risulta, diciamo, che non è conosciuto. Volevo ricordare che i frontespizi sono sintesi tematiche di quello che il libro vuole proporre, riassunti, diciamo, concettuali, che appunto nascondono anche una pluralità di direzioni interpretative. Io ne ho individuate tre, grosso modo. Ecco, questa è una carta geografica della Gran Bretagna, e vediamo, andiamo avanti con ecco, questo è un tratto in cui si vede il corso del Tamigi, qui si vede la foce del Tamigi, è come se l'ultima parte della Inghilterra fosse stata, diciamo, piegata per determinare la forma di quest'isola, che è una luna falcata, che ha, come secondo me, una serie di significati allegorici che adesso vedremo brevemente. Ecco, questa è la, diciamo, forma dell'isola, sono alcune geometrie implicite, sono questi centri, ecco, questo è tolto, diciamo, gli insediamenti, vediamo molto chiaramente questa, diciamo, struttura falcata con questo grande porto interno, che è uno dei contenuti, diciamo, simbolici di questa illustrazione. Qui vediamo diciamo, la sorgente del fiume, che è un non fiume, che è anidro, e probabilmente si riferisce alle maree del Tamigi, che regolarmente a una certa ora della giornata svuotano praticamente il letto del fiume e fanno venire affiorare gran parte del sedime. Addirittura ci sono, questo è molto interessante, ci sono una serie di cacciatori di reperti che, quando appunto l'acqua è bassa, vanno cercando sulle rive monete antiche, boccali di, diciamo, per bene, piatti e un sacco di cose che sono raccolte in un piccolo museo a Londra, molto interessante, che descrisce, diciamo, una vita quotidiana perduta in molti dei suoi aspetti. Avanti. E questo è lo schema geometrico dell'isola, è uno schema molto, che si presta a moltissime interpretazioni, alcune delle quali non faccio tempo a esporre, andiamo avanti. E qui c'è un particolare molto interessante, vediamo una forma, diciamo, ellittica, ma, diciamo, rotonda, in prospettiva ellittica, e una figura a sinistra non facilmente identificabile, probabilmente è una moneta. È un libro, vale a dire il mondo del commercio e il mondo dell'istruzione. Guardate, il commercio è fondamentale, non è più
un'attività semplicemente lucrativa, ma un modo per essere nel mondo, per avere contatti, e il libro è ciò che conferisce a questa attività commerciale, che è più importante però del libro dal punto di vista grafico, un sostegno, diciamo, filosofico, etico, culturale. Secondo me è molto, molto interessante questa immagine, perché poi si combina con l'immagine di Velieri, i due Velieri, che hanno un'altra funzione che poi vedremo successivamente a livello di seconda interpretazione. Ecco, questa è un'assonanza, diciamo, la prima interpretazione che si può dare di questo frontespizio è che l'isola è in realtà una metafora del pianeta, cioè riassume l'intero pianeta. La stessa cosa era stata fatta da Dante quando inventa il sistema del paradiso, purgatorio e cioè inferno, paradiso e purgatorio all'interno della, diciamo, di un'immagine del pianeta diviso quasi in modo paritario tra terra e acqua, con queste due piramidi, una scavata, l'inferno, e l'altra sorgente come il purgatorio, come il paradiso, anzi il purgatorio, ecco, che poi vedremo ripreso dalla Città del Sole di Tommaso Campanella, che riprende proprio quello schema iconico, diciamo, a gradoni per significare questa ascesa verso il cielo. E questi sono materiali in qualche modo inseriti all'interno di questa frontespizio. Questa è una rappresentazione digitale del modello che ci propone questa incisione, molto chiaro, lo vedete, e ci permette di capire alcune cose, ad esempio il rapporto che c'è fra questa immagine e le immagini di città avanti, e queste sono alcune, diciamo, tracciati geometrici che si possono evincere, molto chiari, e queste ci rimandano a immagini soprattutto di Roma medievale, come città turrita, cioè città coronata dal giro delle mura aureliane, che poi diventa l'archetipo, come vedremo, di una serie, non le vedremo tutte, ma ce n'è una soltanto, tanto per fare un esempio, di città che rappresenta semplicemente questo controllo simbolico, la corona, diciamo, che diciamo, circonda la città avanti. Ecco qua, e c'è anche un'assonanza, a mio avviso, di grandissimo interesse fra l'isola, diciamo, voluta come frontespizio da Tommaso Moro e la forma del fegato, diciamo, in bronzo, che era un modello che gli aruspici etruschi usavano per predire il futuro. Quindi, diciamo, in questo caso la mia ipotesi è che l'isola fatta incidere da Tommaso Moro sia anche un sistema che, diciamo, si colloca nel futuro anche prevedendone lo sviluppo, quindi non è soltanto un'immagine utopia, ma anche un mezzo per porsi delle domande, un pretesto per porsi delle domande su che cosa può essere il futuro della civiltà umana. Queste sono alcune immagini notissime di Roma, per esempio, ecco, vedete la corona di queste sono le mura aureliane, dentro ci sono queste città, è un po' lo schema appunto dell'isola di Utopia, se la immaginiamo come un modello possibile di città avanti, e queste sono altre dello stesso tipo, ecco ancora. Questo è l'esemplare, questa è forse la più chiara di tutte, e avanti, questo è un altro, diciamo, e finiamo con questa, diciamo, passiamo verso questo che è Castel del Monte, diciamo, il simbolo federiciano dell'idea di città e di potere. Questa è una corona, la corona che gli imperatori si mettevano sul capo per diciamo, significare il culmine del potere rappresentato dalla loro persona, e quindi è un castello in forma di corona turrita, da cui, diciamo, radice iconologica è proprio in queste rappresentazioni della città di Roma, soprattutto l'immagine eterna dell'impero, che appunto qui si rappresenta in una forma architettonica straordinaria, sulla quale sono ancora in corso dibattiti accesi su quale sia il suo significato. Recentemente alcuni giovani, diciamo, studiosi della Facoltà di Architettura di Bari hanno identificato, se non sbaglio si dice un aram arabo, cioè una terma araba,
quindi per loro Castel del Monte non era un castello dalla diciamo, funzione difensiva, bensì un luogo termale, che aveva un significato rituale, perché comportava una specie di rigenerazione di corpo, il corpo dell'imperatore, che però pare che gli storici ci dicono, probabilmente non c'è mai stato, quindi forse se c'è stato è stato due volte soltanto, quindi era una proiezione appunto utopica di che cosa è il potere e cos'è soprattutto la rappresentazione del potere. E questo c'è anche nell'isola di Tommaso Moro, come abbiamo visto, con la corona delle città, con in mezzo la capitale. Questa è Filarete che abbiamo già visto prima, e questo è un dettaglio dell'incisione, utopia, vediamola. E questo è il secondo modello che incorpora questa immagine, il porto di Civitavecchia. Il porto di Civitavecchia è un simbolo che, diciamo, urbano, che ricorre molte volte nella storia dell'architettura, poi vedremo un caso in cui ricorre in modo molto evidente, e che viene, diciamo, viene incluso all'interno del frontespizio di Tommaso Moro, ma il porto è intrinsecamente un simbolo duale, che significa è un luogo in cui mi rifugio, ma è anche un luogo da cui parto. Quindi è un luogo ideale per lo scambio. Il porto è quel luogo umano in cui arrivano delle cose e partono delle cose, quindi c'è una specie di trasmissione dei contenuti, dei saperi, è un luogo di, diciamo, di contrattazione anche sulle idee. Quindi l'uso dell'utopia, che è praticamente un grande porto sostanzialmente, è il luogo in cui il sapere umano si confronta con altri saperi, un luogo, diciamo, un sapere radicato incontra saperi nuovi, dai quali puoi partire dopo una contaminazione, un'ubriazione per altri scenari operanti. Questa è una rappresentazione del porto di Civitavecchia, porto romano, vedete due braccia, qui c'è il forte Michelangelesco in realtà di Bramante, e qui c'è l'isola davanti con i fari. Qui c'erano le due entrate a seconda della direzione dei venti, e questa la troviamo appunto nel cuore del centro, diciamo, dell'incisione avanti. Ecco qua, qui vediamo una rappresentazione abbastanza attendibile di come doveva apparire il porto storico di Civitavecchia. Qui ci sono anche, non ci sono ancora, no, ci sono già gli arsenali di Bernini, che poi vedremo perché Bernini, diciamo, costruisce gli arsenali lì, c'è un rapporto con un'altra sua grande opera avanti. Qui vediamo benissimo il rapporto che ha con la città di Civitavecchia, ancora una planimetria. Ecco, il porto di Civitavecchia è il modello per Piazza San Pietro. Vediamo le due braccia portuali, vediamo l'isola con il faro, vediamo i due ingressi e vediamo l'approdo, quindi questo è un simbolo della Piazza San Pietro come porto della cristianità, dove si arriva e da cui si riparte dopo questo scambio che avviene nei porti con altri individui, altre persone, altre interpretazioni del cristianesimo, un luogo straordinario, diciamo, che viene appunto trasformato con questa opera meravigliosa da Bernini appunto in un simbolo estremamente anche evidente, estremamente chiaro anche. Ecco, questa è un'altra, diciamo, interpretazione, e osservo che questa è un'altra ancora, e questo è lo schizzo berniniano con cui dimostra questo, il corpo di Cristo con le braccia, diciamo, l'antorte per dargli una similitudine ai porticati. Ma c'è un precedente di questa immagine, che l'immagine non nasce dalla mente di Bernini, bensì nasce dalla mente di Michelangelo, perché il Campidoglio Michelangelesco sarebbe in realtà un'opera, diciamo, ispirata al corpo di Cristo disteso, il cui cuore sarebbe la statua di Marco Aurelio, le braccia sarebbero le due gradinate che a destra e a sinistra del palazzo senatorio fanno, diciamo, da una parte all'altra del colle, e la testa sarebbe la loggia che doveva sovrastare la grande scalinata, e le gambe sarebbero le scalinate che lo collegano con la parte bassa della città. Il costato è il disegno che noi vediamo sulla pavimentazione, compare nella incisione del Piperà, che non era mai stato realizzato
è stato realizzato soltanto nel 1940 da Antonio Muñoz, e questa interpretazione, secondo me, straordinaria del Campidoglio si deve a De Angelis Tossano. Oh, il terzo contenuto simbolico, il più interessante secondo me di questo frontespizio, è una testa umana. Per fare la testa umana ha collocato l'incisore su, secondo me, l'indicazione di Moore, e un vascello qui che è il collo, e un vascello qui che completa la sagoma, il mento della figura. Il che cosa significa? Molto semplicemente che l'utopia è un luogo mentale, nasce da una speculazione mentale, può rimanere una speculazione mentale come può rimanere anche qualcosa che ha poi un destino concreto. Io stavo dicendo prima, dopo un intervento in cui si parlava del rapporto tra utopia e distopia, che secondo me questa distinzione non è del tutto, secondo me, del tutto convincente. Nel senso che ogni utopia parzialmente realizzata si trasforma sempre, quasi sempre, in distopia. Quindi un'utopia è anche una distopia differita. Lo vediamo, sto facendo l'esempio del grande edificio che tutti conoscono, del Corviale a Roma, che nasce negli anni 70, con una grande utopia collettivista, e è appena costruito, ma mentre si costruisce si trasforma in una distopia, anch'essa estremamente, clamorosamente, diciamo, efficace, avanti. Ecco, qui vediamo appunto immagini che rendono molto chiara l'assonanza con quella che abbiamo visto. Eccola qua, un'altra ancora, un'altra. E qui finiamo con una bellissima immagine di un grande artista italiano, Mimmo Palladino, che rappresenta benissimo quello che volevo dire. Cioè, questa è la rappresentazione della testa che, come la testa di, diciamo, utopia, l'utopia come testa, guarda verso l'Oriente, guarda verso la nascita del sole. Non guarda come guarda l'Occidente verso l'Occidente, verso il tramonto. Per esempio tutta la poesia americana, qui abbiamo una storia americana, è rivolta verso il mio della frontiera, si va verso Occidente. Invece Tommaso Moro guarda verso Oriente, perché Oriente sorge il sole, e quindi c'è questa idea di originalità, no? Guardare il luogo da dove la luce della ragione prende vita. E questa testa di Mimmo Palladino incorpora dentro un'idea, e secondo me, appunto, riassumendo e chiudendo, il frontespizio contiene, diciamo, l'immagine del pianeta che dovrebbe quindi essere uniformarsi alla dimensione utopica come aspirazione umana, dovrebbe pervadere il pianeta, l'utopia, e in qualche modo questo è avvenuto, se guardiamo soprattutto al Novecento. Il Novecento potremmo raccontarlo come, ma anche prima, se pensiamo ad esempio alle società di artisti che nascono alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, fino a Taos, fino ad Arcosanti di Soleri, sono, diciamo, tentativi di vivere l'utopia nella quotidianità. Pensiamo, diciamo, al movimento contro la guerra del Vietnam e le comunità che ha prodotto i cosiddetti figli dei fiori, di cui Arcosanti è un esempio contiguo e parallelo. Quindi da una parte questa frontespizio è una metafora del pianeta come luogo utopico per definizione. Si vede in una successiva interpretazione di questo frontespizio due incatenamenti di questo pianeta verso la costa. Qui sono aboliti, si vede una costa in alto, ma non ci sono rapporti. In un'incisione di qualche decennio dopo, all'isola vengono, diciamo, conferiti due ormeggi praticamente al conte. Come dire, non è l'isola, diciamo, per eccellenza, ma è un appendice, per così dire, del mondo intero. Ciò che ne attutisce però la forza di questo frontespizio. Il secondo è il porto, quindi un luogo di scambio dove si arriva e dal quale si parte cambiati, questo è fondamentale. Il terzo è la dimensione mentale, vale a dire il fatto che l'utopia è qualcosa che forse non riesce a superare. Questo sembra che dica alla fine questo frontespizio, che è bene che l'utopia resti confinato nella dimensione mentale, che non provi ad essere realizzata, perché nel momento in cui
si realizza immediatamente diventa, magari dopo un certo tempo, ma quasi subito, diventa distopica, cioè si rovescia nel proprio contrario. E tutta la letteratura di cui parlava lo studioso di prima, sulla fantascienza, poi si dimostra di questa opinione. Parlando con lui, gli ricordavo un grande scrittore di fantascienza, Norman Spinrad, che immagina che sia costruita la cupola di cui ci ha fatto vedere un'immagine Giorgio Muratore, ma che sia distrutta, che tutti i grattacieli siano distrutti, e la descrizione di questi grattacieli distrutti è un'anticipazione di ciò che accadrà con l'abbattimento delle due torri, che è stato fotografato magnificamente da un grande fotografo, si chiama Joel Meyerowitz, che in qualche modo rappresenta con le sue immagini veramente straordinarie, spettacolari nel senso più crudele del termine, in fondo il destino del pensiero utopico, che è un pensiero che ha come prospettiva finale appunto non tanto la distopia quanto direttamente la distruzione. E quindi questa è una contraddizione straordinariamente vitale, cioè pensare all'utopia come miglioramento della condizione umana, del proprio abitare, della terra complessivamente, non può che mettere in evidenza una vita distruttrice di questo stesso pensiero. E questa è energia pura, appunto un'energia mentale che noi tutti possiamo utilizzare per fare esperimenti, diciamo, che saranno sempre rischiosi, ma che vale la pena, a mio avviso, mettere in atto. E con ciò ricordo una famosa definizione di Ernesto Rogers, che parlava di utopia della realtà. C'è l'utopia, poi in realtà, diciamo, l'utopia ha un significato soltanto se accetta lo scontro con la realtà o di inverarsi con la realtà, che poi, appunto, come dicevo, si trasformerà in distopia, in distruzione, meglio ancora. Grazie. Quali siamo stati tutti invitati, grazie a Diana Ternes e a Iellamo. Con More, chiudiamo con More in modo forse un po' pessimistico, però mi pare molto realistico. Concreto. Credo di essere in buona parte d'accordo col collega.